Cultura, legalità, immigrati, pari opportunità e immobili abbandonati, temi interessanti, dibattito poco acceso, pochi spunti di riflessione, ma il primo confronto aperto tra i tre candidati sindaco di Bari che si sfideranno il 23 febbraio alle primarie del centro-sinistra. Sul palco Antonio De Caro, Giacomo Olivieri e Elio Sanicandro rispondono alle domande dei partecipanti al congresso dell'Arci. Cultura, tutti d'accordo su spazi autogestiti dai giovani, d'accordo Sanicandro per un parco urbano, la Rossani, De Caro lo affiderebbe ai ragazzi puntando su verde contenuti. Olivieri propone di destinare l'euro delle primarie a Villarot sul rilancio della cultura. Nominerò un assessore alle culture, poi la cultura non sarà soltanto il Teatro Petruzzelli, ma penso anche ai non contenitori, alla possibilità per esempio di portare un pianoforte su un balcone e i cittadini giù che ascoltano la musica. A Bari bisogna fare la multisala del teatro, possibilmente alla fiera, i soldi ci sono, ma in questo momento la vera emergenza è quella di Enzo e Claudia Schirone, e sono i bambini in affido a Bari. La mia indennità del sindaco, l'ho già detto, va a loro. Creare una rete di contenitori culturali attraverso il coinvolgimento anche delle associazioni culturali, creare una consulta dello sport. Pari opportunità, De Caro punta sull'apertura di almeno altri 6 asili nido, Olivieri lamenta l'assenza di un candidato donna alle primarie, educazione allo sport e scuole dove crescere insieme per Sanicandro. Legalità e sicurezza, se Sanicandro difende quanto fatto finora dall'amministrazione Emiliano, De Caro e Olivieri puntano sulla prevenzione.